Quanto tempo rimane il cibo nello stomaco? Hai comunque fame, non importa quanto o quanto spesso mangi? Se è così, forse stai mangiando cibi che hanno un indice glicemico troppo alto. Glicemia cosa? Lo so, sembra complicato. Fondamentalmente si tratta del tempo che impiega il tuo corpo a digerire diversi cibi, ed è sicuramente qualcosa che vale la pena conoscere se hai un appetito insaziabile e un eccesso di peso. Quindi, sei pronto a smettere di mangiare troppo, iniziare ad avere più energia per tutto il giorno e guardare il grasso sciogliersi soltanto cambiando la tua dieta? Bene, allora resta sintonizzato! E non dimenticare che abbiamo tante informazioni utili come questa qui sul lato positivo. Quindi, premi il pulsante iscriviti e suona il campanello per essere informato su tutti i nostri caricamenti giornalieri. Bene, scopriamo le basi. L'indice glicemico è un sistema di valori dati agli alimenti in base alla velocità in cui essi causano un aumento dei livelli di glucosio nel sangue. Per dirlo in parole povere, in sostanza, misura la velocità con cui i cibi vengono digeriti dal corpo. Vedi, il glucosio è uno zucchero semplice che dà energia al corpo e lo prendi dagli alimenti che mangi. Il sangue è ciò che porta questo zucchero in tutto il corpo, a tutte le cellule e i tessuti affamati. Ecco perché si chiama glucosio nel sangue. Se si mangia qualcosa che ha un indice alto, il livello di glucosio nel sangue salirà rapidamente, dandoti un'iniezione di energia pazzesca. Sì, aveva benissimo. Ma aspetta un secondo. Non è così bello come sembra, perché questo aumento di energia è di breve durata e quasi sempre seguito dal botto. Come Isaac Newton disse, ciò che sale deve scendere. Quella scarica di energia che ottieni è il risultato della rapida digestione del cibo. Una volta che il processo è terminato, il serbatoio del carburante segna subito la riserva. Ciò significa che avrai di nuovo fame e, prima che te ne renderai conto, aprirai di nuovo il frigo. In poche parole, se stai mangiando molti di questi alimenti a veloce digestione, potresti scoprire che ne stai mangiando molto più del dovuto. Ora, non sto dicendo che la cucina non è il mio posto preferito in casa, perché lo è certamente, ma naturalmente conosciamo tutti il problema principale quando si tratta di passarci troppo tempo. Entrare in quel circolo vizioso di mangiare cibi altamente glicemici porta quasi sempre a un aumento di peso. Inoltre, poiché questi alimenti contengono così tanto glucosio, il corpo prende ciò di cui ha bisogno e poi immagazzina il resto come grasso. Beh, a meno che tu non sia una di quelle persone fortunate che mangiano quello che vogliono e non prendono nemmeno un grammo. Ad ogni modo, come per il resto di noi, il peso aggiunto porta rischi per la salute, come malattie cardiovascolari, insufficienza renale e diabete. Quindi è meglio evitare questi cibi o consumarli con moderazione. Al contrario, gli alimenti con un basso indice di glucosio hanno un rilascio, aka carburante per il tuo corpo, lento e costante. E poiché questi alimenti vengono metabolizzati lentamente, impiegano un po' di tempo a lasciare il sistema digerente, il che significa che ti sentirai sazio più a lungo e non avrai bisogno di mangiare troppo per mantenere il corpo attivo. Ma l'indice glicemico è un po' più complesso di alto e basso. Alimenti e bevande sono divisi in tre gruppi: basso, medio, alto. Prodotti con valori bassi variano da 1 a 55, quelli medi vanno da 56 a 69 e quelli alti da 70 in poi. Se non sei sicuro di un determinato alimento, puoi sempre consultare il suo valore glicemico su internet. Ora che conosci tutti gli aspetti tecnici e la terminologia, vediamo come variano gli alimenti sulla scala. Numero 1. Alimenti che si digeriscono lentamente, basso valore glicemico. Verdure come quelle a foglia verde, carote bollite o crude e zuppa di verdure. La maggior parte dei frutti, come mele crude, arance, mango, pesche in scatola, succo di mela e succo d'arancia. Alimenti con carboidrati complessi che includono pane integrale, focaccia, orzo, mais dolce, spaghetti, farina d'avena e pasta. Latticini, cioè latte intero, latte scremato e yogurt. Noci e legumi come anacardi, arachidi, ceci e molti fagioli. Numero 2. Alimenti che si digeriscono moderatamente, valore glicemico medio. Verdure come patate dolci e zucche. Frutta che include banane, datteri, kiwi, ananas e anguria. Carboidrati moderati come riso integrale bollito e couscous. Cereali, tra cui biscotti con i fiocchi di grano e muesli. Anche il miele, bibite gassate, i popcorn e le patatine sono in questo elenco. Numero 3. Alimenti che si digeriscono rapidamente, alto valore glicemico.
Verdure come purè di patate istantanea e patate bollite. Cibi semplici come pane bianco e riso bianco. Cereali come il porridge di riso e farina d'avena istantanea. Secondo gli esperti di Body Tommy, alcuni alimenti a basso indice glicemico, come verdure cotte o insalata, possono rimanere nello stomaco da 30 minuti a un'ora. Ciò non sembra molto lento, specialmente quando lo paragoni alle patate, che richiedono allo stomaco fino a 2 ore per digerirle completamente, ma finiscono solo per aumentare il livello di zuccheri nel sangue e per darti una carica di energia di breve durata. Lo stomaco ha bisogno di ancora più tempo, fino a 3 ore, per abbattere i frutti a bassa glicemia. Quindi, vedi, questi cibi possono stare nella tua pancia per diversi periodi di tempo, ma sono i cibi buoni a basso indice glicemico che mantengono il tuo corpo energizzato più a lungo. Ci sono anche cibi che in realtà non hanno un valore di indice glicemico, poiché non contengono carboidrati, ma possono ancora richiedere un po' di tempo per essere digeriti dallo stomaco. Ci vogliono dalle 2 alle 5 ore per digerire carni come pollo, agnello e maiale. Frutti di mare e pesce, come salmone, trota e tonno, di solito lasciano lo stomaco dopo circa 40 minuti a un'ora. Anche uova, formaggio, oli e erbe hanno un indice glicemico pari a zero e vengono smembrati dal tuo intestino abbastanza rapidamente. Ma una digestione veloce non significa che avrai fame subito. Questi alimenti sono pieni di sostanze nutritive di cui il tuo corpo ha bisogno. Forse ti starei chiedendo, ma i miei cibi preferiti, come pizza e hamburger? Il caso della pizza è interessante. Se stai mangiando una pizza costituita da impasto, mozzarella e pomodoro, potrebbe avere un valore elevato sull'indice glicemico, soprattutto a causa dell'impasto. Ma che tu ci creda o no, aggiungere condimenti renderà la fetta più sana. Una pizza elaborata con tutti i condimenti può ridurre i livelli di glucosio perché le proteine e i grassi dei condimenti rallentano il processo di smembramento e trasformazione in glucosio. Quindi vai avanti e metti funghi, peperoni e cipolla sulla tua pizza. Non solo avrà un sapore migliore, ma ti manterrà sazio per molto più tempo. Basta non cadere nella trappola di pensare che tutti i cibi a basso indice glicemico debbano essere sani. Potresti imbatterti in cibi con un indice basso, ma se vengono elaborati, molto probabilmente contengono tanti grassi saturi, zucchero e calorie vuote. Prendi cheeseburger, per esempio. Stanno abbastanza bassi sulla scala glicemica, ma questo non significa che un grosso hamburger ti fornerà energia a lungo termine o ti aiuterà a perdere peso. Avrai ancora bisogno di essere consapevole del valore nutrizionale degli alimenti, che l'indice glicemico non ti dice. Ad esempio, il latte intero ha un basso valore glicemico, ma è anche ricco di grassi, quindi non sarebbe adatto alla perdita di peso. Inoltre, poiché gli alimenti a basso indice glicemico si digeriscono più lentamente, se si mangiano solo questi tipi di alimenti, si rischia di sovraccaricare il sistema digestivo. Si parla sempre di equilibrio. Inoltre, tieni presente che il tempo esatto in cui devi metabolizzare gli alimenti menzionati oggi dipenderà anche dalla tua salute fisica, dall'età, dal sesso, dal livello di attività e dallo stato generale del tuo sistema digestivo. Ora che hai imparato tutto quello che c'è da sapere sul tempo di digestione per i diversi tipi di alimenti, tu consumi prodotti a bassa o alta glicemia? Cambieresti la tua dieta dopo aver visto questo video? Facci sapere nei commenti qui sotto. Non dimenticare di dare a questo video un pollice in su e condividilo con i tuoi amici per aiutarli. Assicurati di iscriverti e unisciti a noi sul lato positivo.